costituire il vanto di questa lingua di terra baciata dal sole che dalla Riviera Ligure si allunga verso Cannes, Antibes, Nizza, Saint-Paul-de-Vence, è uno scrigno di paesini, roccheforti, spiagge condiviso da terra e mare. Con le sue stradine medievali, i pittoreschi mercati, i resti archeologici e le sue chiese barocche, Nizza emana un fascino retro. Percorrendo la promenade des Anglais, l'elegante passeggiata dalle caratteristiche seggiole blu che guardano al mare, si giunge all'antica piazza Garibaldi con i suoi edifici gialli e la statua dell'eroe nativo di Nizza rivolta verso l'Italia. Le sette figure di piazza Massena, installazione dell'artista catalano Jaume Plensa, al tramonto si illuminano di colori vivaci. Nella parte vecchia della città, un gomitolo animato di vie e antichi palazzi, potrete visitare il mercato dei fiori. Antibes, una città che ha ispirato pittori come Monet e Picasso, ha sicuramente fascino da vendere. Le ombrose viuzze di grande charme, i bastioni fortificati che circondano il centro storico, si aprono a uno scenario mozzafiato sulla costa con le Alpi sullo sfondo. Fate una passeggiata in centro e visitate il mercato provenzale in Course Massena. La joie de vivre di Picasso è tutta racchiusa nel castello Grimaldi, antico atelier dell'artista e nei dipinti custoditi nel museo a lui dedicato. A Cannes, famosa per il Festival Internazionale del Cinema, si respira un'atmosfera maestosa ed elitaria, tra palazzi d'epoca, ristoranti alla moda, yacht colossali e la croisette. Una passeggiata di 2 chilometri sul lungomare ed uno dei luoghi più eleganti ed esclusivi d'Europa. È la passerella preferita dai personaggi famosi per farsi immortalare e dalla gente comune a caccia di VIP. Un piccolo e romantico villaggio medievale abbarbicato sulla montagna per sfuggire agli attacchi saraceni, le stradine lastricate di Saint-Paul-de-Vence, cinte dalla sua fortificazione e ricche di botteghe artigiane e di atelier di artisti, affascinano tutti coloro che si spingono fin quassù, lontano dai fasti modaioli della costa. Con i suoi 40 abitanti, questo villaggio racchiude piazzette romantiche, vedute spettacolari della valle, piccoli angoli di fascino provenzale e la Chapelle du Rosaire, dipinta da Matisse. Il Principato di Monaco è una città-stato da sempre sinonimo di lusso e bellezza. Passeggiare per il centro storico di Monaco significa scoprire una zona quasi tutta pedonale, molto simile ai piccoli centri del sud della Francia, curatissima, ricca di storie e di scorci affascinanti. La città vecchia si estende ai piedi della rocca, dove sorge il Palazzo dei Principi di proprietà della famiglia Grimaldi. E accoglie i visitatori con viuzze, negozietti e pasticcerie dalle vetrine variopinte invitanti, oltre a una serie di luoghi storici e monumenti. Incorniciato dal quadrilatero e dalla galleria dello shopping di lusso e fronteggiato da un'enorme fontana, il casinò è il simbolo di Monte Carlo. I suoi giardini sono uno splendido luogo in cui le aiuole e i laghetti si alternano, in un elegante stile che dona pace e tranquillità. Il Grand Théâtre è una copia in miniatura della celebre Opéra di Parigi. Stucchi, addobbi d'oro, luci e una vetrata mozzafiato affacciata sul blu del Mediterraneo, una vera e propria rappresentazione della Belle Époque, le cui travi di sostegno sono state progettate da Gustave Eiffel. Vi è venuta voglia di partire per scoprire questi bellissimi itinerari della Costa Azzurra?